Secondo me, vi dico una roba, secondo me voi milanisti siete troppo cattivi col Milan, anche l'Inter avrà una flessione, vedrete come è stato gli altri anni, anche la Juve. Secondo me il Milan sta passando, ma no, ma è normale che in un campionato ci siano quei momenti lì. Secondo me il Milan sta passando un momento che non è motivato e state sparando contro Pioli in maniera eccessiva. Comunque... Ho capito Andre, ma è un momento che dura da un anno, cioè, ma no, frate, se è fatto male, senso... sei senza Benacer, non c'hai Theo Hernandez, Loftus-Cheek è tornato ieri, come si chiama, Okafor Pulisic. Non c'è stato, Pulisic c'è anche stato male, Chukwueze non ce l'hai, cioè, secondo il Milan me... è stato troppo pompato. Punto. No, chi è, chiedo una domanda, ma da chi è comandato lo staff che determina questi infortuni? Chiedo, così. Vabbè, ma penso c'è anche da un'unica persona. Anche, ma sì, ho capito, c'è anche la sfiga. Quindi non è che siamo sì. troppo cattivi con Pioli in sé come persona, siamo cattivi con Pioli con lo staff, perché la verità è che abbiamo fatto un mercato, a parer mio, a parte l'errore di non aver preso la punta, l'abbiamo presa in realtà un pippone, come Jovic, a parte il sostituto di Teo, per me è stato un ma scusami, ma prima di Pioli chi c'aveva? Però, Enrico, scusa, posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa, Pira? Sì. Io ti faccio solo l'esempio del centrocampo del Milan di due anni fa. Il centrocampo del Milan di due anni fa era che sì, Tonali, ragazzi, scusatemi, blocco un secondo, io vado che ho tutti i siti in ufficio in fiamme. Grazie Denis, punto esclamativo, errore arbitrario, ragazzi. Ciao. Grazie ciao, Denis. Ciao. Grazie mille. Stavo dicendo, il centrocampo del Milan di due anni fa era che sì, Benacer, Tonali. Adesso è buongiorno, scusa Nico, Rangers, grazie Denis. Buongiorno. Che sia stato un downgrade clamoroso. Ma sono stati spesi dei soldi, allora, però fatto casino. Però Nico, che sì, no, dico, a parte la stagione, quella parentesi della stagione 2021, l'esploit di che sì, no? Cosa ha fatto nel Milan? Cosa ha fatto anzi dopo il Milan? Anche... Dai. L'anno del scudetto? No, ma dico, anche l'anno ha giocato dello scudetto. un mese ha giocato che sì. No, dai ragazzi, tutti... ma come un sì, mese? Sì. Ma era lui che teneva in piedi il centrocampo. Cosa? Come non era lui che teneva in piedi il centrocampo insieme a Tonali e Benacer, scusa. Ma tu te la sei scordata, forse. Che quindi... Tu sei rimasta un anno prima di che sì, la stagione 2021, la stagione 21-22, la stagione dello scudetto di che sì è stata pessima. Ha giocato due mesi esagerando a fine campionato. Punto. Ragazzi, però è stato messo lì però... a fare il trequartista per equilibrare il centrocampo. Bravo. Allora, ha giocato fuori ruolo. Non diciamo eresie, per favore. Non ragazzi, diciamo dai, veramente, ma stiamo scherzando. Bene. Vogliamo paragonare che sì con Musa, Tonali con Reinders e Benacer con Krunic. Ma c'è stato un downgrade famoso. Benacer con Krunic, ma per Krunic non parlare, non però... scusami, della leadership che non c'è in campo proprio in questo momento. Sia a centrocampo. Nico, che in attacco pesante di Henerix. Io la... per una volta anche io come ma Nico no, sai qual è questo ricordo? Fate rispondere a Nico, per favore, fate rispondere a Nico. Nico voleva dire ma su che basi si diciamo dice queste cose questo signore che non so chi sia. No, perché dico, lui quest'estate sicuramente era esaltato da una campagna artistica, pompavano tutti, no? E sarà stato uno di quelli che diceva bravi che avete mandato via Maldini e Massara, e poi in settimana ovviamente non c'è nessuno che va a parlare con la squadra, perché Furlani è più capace di andare a sbattere le mani contro il vetro dei tifosi per farseli buoni, no? O no, Henerix? O no, Henerix? Vogliamo parlare due minuti di calcio io e te, Allora, un attimo. Però ragazzi, noi siamo arrivati alla... No, perché l'ho smontato, guarda, come una radiolina in due secondi. Lo smonto come una radiolina in due secondi. Ma non c'è, ma cosa smonti? Non c'è. Vabbè, scrive in chat, lo smonto quando vuole. Tranquillo, Enrico, lo smonto. Siveriano l'ha smontato? Quindi praticamente Pioli non ha colpe in tutto questo, secondo voi? Allora, Pioli ha le colpe perché gli infortuni sono dovuti dal suo staff atletico. Però ragazzi... tatticamente mettiamo... no. Allora, Enrico, ti dico una cosa. Va bene, mandiamolo via.
Poi magari. Però, perché tanto come diceva Malesani, ti ricordi, c'è sempre il deficiente di turno azzurra. Che deve pagare, che paga per tutti, no? Poi mettiamoci un altro. Se arriviamo sesti o settimi, non voglio sentire uno che dice una parola. Me ne frega un cazzo, l'importante è che non ci sia più lui in panchina, parola, capisci non cosa? Devo sentire. L'importante è che si faccia un nuovo progetto, bene. Questo è finito. È finito. Va bene, mettimi lì Conte però mi devi mettere lì una persona ma che cosa, chiama Antonio. Ma mettimi Abate, diciamo ma mettimi chi vuoi, ma l'importante è che togli questo qui. Mettiamo l'importante è che togli questi qui, è finito. Prego, prego, Eleonora. Io volevo dire due cose. Il punto primo è che, a parte che a me molti tifosi adesso sembrano molto molto incoerenti, perché sinceramente io mi ricordo che alla prima giornata, ok, siamo arrivati gasatissimi da questo mercato, eh? E adesso lo state devastando tutti. Allora, lei si riferisce a questa persona qua per caso? Abbiamo uno squadrone, ma secondo tutti, come volete dire Miranda da testa, a un Milan stellare. No. Io la penso ancora così. Un silenzio assordante. Si riferisce a lei? La seconda cosa, anche perché si è detto così, anche, ok? Ma va bene, ci sta. Seconda cosa, invece, io credo che ho sentito, no, nel web che si diceva i giocatori stanno giocando contro Pioli, ok? Siete d'accordo voi su questo? Sì. Cioè si diceva allora, l'ho sentito anch'io anche qua più volte. Allora contro Pioli è una roba grandissima, nel senso che sei prima di tutto un professionista. Vabbè, c'è chi l'ha detto, Harry. Ci stiano... C'è chi l'ha detto. Cosa? C'è chi l'ha detto. Ah non sì, te, sì, però ci c'è sarà chi l'ha detto. Vabbè, esatto. Ovviamente. L'ho detto anch'io, ma su una clip di TikTok dove faccio lo scemo, nel senso. Credo che se già pure TikTok già io. È vero, ok. Se questa teoria fosse veramente vera, raga, è grave, perché uno, sei professionista, e due, tu devi giocare per i tifosi, per quei poveri cristi che sono sempre lì per te, che comprano le maglie con i vostri nomi, e voi cosa fate? Giocate male per l'allenatore. Voi non state bene, io ve lo dico, e chi veramente pensa questo ed è la realtà, io mi auguro che non sia realtà, perché se è vero è triste, è molto triste. Molto i giocatori prima che per i tifosi e per chi va allo stadio. Io sento tante tantissime critiche all'allenatore, ok? Però io non sento critiche nei confronti dei giocatori, perché se è così, raga, io ho visto un'involuzione di Teo Hernandez, di Magnan, di Leao, che manco scende in campo, ok? E se è veramente così, che gioca contro Pioli, è gravissimo. Basta dare sempre e solo la colpa a Pioli, basta. Applausi. Io non sono assolutamente d'accordo. Io ripeto, giocatori non vanno contro Pioli. Le loro responsabilità. Non vanno contro Pioli, ma giocano con un'intensità molto molto diversa rispetto a quando hai un allenatore per cui scendi in guerra in campo. Ok, non hai un allenatore per cui scendi in guerra in campo. Spesso dipendono dai risultati sportivi e nessun calciatore è così stupido da giocare contro se stesso. Esatto. I soldi che deve prendere. Questa cosa secondo me è una delle più grandi. È giocano contro l'allenatore. La metà dei contratti hanno dei bonus su qualificazione in Champions, passaggio del turno, tot gol in campionato. Nessuno rinuncerebbe mai a dei soldi in questo mondo per giocare contro l'allenatore. Secondo me questa è follia pensare che sia così, poi che qualcosa non va. Ma anche in ottica futura, se io voglio andare via da una squadra. Se io voglio andare via da una squadra e voglio ottenere il massimo dell'ingaggio, dovrò fare bene nel Milan, no? Quindi sono un coglione se non faccio bene nel Milan. Manfred, adesso dobbiamo andare da Harry, ma perché non hai chiamato lui? Milan-Udinese, partita fondamentale. Perché fondamentale? Perché i cugini interisti vanno a Bergamo. E a Bergamo è difficile. A Bergamo paura. Dirai. Il Napoli c'ha il derby campano con la Salernitana fuori casa e servono punti. Questo e ragazzi è perfetto. E allora? Quindi sulla carta sono partite difficili per i nostri avversari. Noi giochiamo in casa con l'Udinese, una squadretta. Quindi pronostico Milan-Udinese. Sì. Bisogna vincere, mi raccomando. Si fa facile. Fai giocare chi cazzo vuoi, non mi interessa più niente. Bravo. Fai giocare chi cazzo vuoi tu, però dobbiamo vincere. Questo mi interessa. Dobbiamo vincere.
perché c'è chi cugina a Bergamo, la Juve va a Firenze, la Salernitana, che è facile, certo. Ma occhio alla Salernitana, ok? Oh, Guffetti, paura del Milan. I video produttivi sul Walter. Perché non è qua oggi? Te l'ho mandato, te l'ho segnalato, io ti segnalo. Arriverà il suo momento. Arriverà. Direttore. Manfred, comunque c'era qualcuno che pompava Ciucumez, di quello che mi ha detto che non capisco un cazzo. Il tattico. No, quello che mi ha detto che non capisco un cazzo. Ah, Enerix. Perché Ciucumez l'abbiamo visto. Attenzione, la offende ancora. Questo mi fa prudere le mani, come l'ho inquadrata. No, penso si riferisse al ragazzo. No, per favore. Pesante. Lui diceva che Ciucumez era forte. Ho visto, fortissimo. Vabbè, forse se può consolarla, non credo abbia mai attaccato. Ah, meno male. Posso chiederti una cosa, Nico? Perché secondo me non siete due tipi così, ma potrebbe starci. Se Enerix ti invitasse a una sfida di box, uno contro uno, tu e lui, vabbè, tu accetteresti da social media? Beh, da social media manager comunque è lungimirante. Non alla Logan Paul. Sono meno peggio di lui. Sono magro, peso 65 kg. Attenzione. Si sta Enerix ne pesa 40, di cui 20 sono di capelli, quindi capire. Ah, allora c'è speranza. Dai. Allora io vi dico una cosa: se la fate, io organizzo il ring e cerco di coinvolgere la Got League in un palco speciale. Scusate, prego, direttore, prego. No, tornando prima sulla domanda di prima del mercato estivo. Io Manfredi è testimone, io l'avevo anche criticata perché alcuni acquisti... Certo. Uno dei pochi lucidi. Non li ho capiti. Raga, adesso tutti col mercato... Vabbè, dai, sì. Aspetta. Tutti incoerenti, vabbè. Ciao. Lasciamolo parlare. Si può parlare in questa live o non si può parlare? No, era probabilmente una... Prego. No, cioè io l'ho sempre criticato, alcuni acquisti non li avevo onestamente capiti perché hai preso troppi centrocampisti, non hai ricoperto alcuni ruoli. Poi è vero che le prime tre giornate ci siamo esaltati perché il Milan giocava a calcio le prime tre giornate, poi all'improvviso si è spento qualcosa, la macchina. E poi tornando su Mister Pioli, chi guarda le mie reaction, io critico tutti i calciatori che giocano svogliati, pure il mister. Però chi li manda in campo? Se Leao gioca così, perché il mister non gli tira le orecchie? Un allenatore un po' aggressivo, un po' di carattere, un po' le palle, lo prende e lo manda fuori. Sì, e ti metti? Poi la perdi la partita, e la colpa chi va? A Pioli, incredibilmente. Dai, non si possono dirsi cose. Può parlare questa live.